Ragazzi, pazzesco, non avete idea delle skin che sono uscite a tema calcistico. Sono veramente tantissime, guardate qui sotto la mia webcam, sono veramente tante. Tra l'altro c'è anche quella dell'Italia, fortunatamente. Anche se purtroppo non andremo ai mondiali, però almeno ci hanno fatto la skin su Stumble Guys. E il tutto, ragazzi, si potrà trovare in questa nuova ruota della Coppa del Mondo. Sì, ci dovrebbe essere anche quella italiana, ragazzi, come vedete, nonostante si chiami Coppa del Mondo, c'è pure quella italiana, però va bene. E ci sono anche le varie emote, animazioni, balletti e quant'altro. Un po' come quella glaciale della Valchiria glaciale che è uscita la scorsa settimana. Quindi, ragazzi, ho shoppato una marea di gemme, eccole qua. Mi raccomando, lasciando un bel mi piace per supportare i video di Stumble Guys. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. E io a questo punto direi subito di partire con 10 giri della ruota fortunata. Dai così, subito, subito, subito quella italiana, ragazzi, subito quella italiana, così, di botto, anche una nuova emote. Mamma mia, regà, non potevamo iniziare in miglior modo, non potevamo iniziare in miglior modo. Vabbè, ovviamente ci sono anche gli altri calciatori, sapete, no, dei calciatori troll che erano già presenti in game. Ecco, abbiamo trovato anche Cristiano Faldo, che è il fake Cristiano Ronaldo, ma va bene comunque. I passi, tra l'altro i passi con le coppe, ragazzi, poi dobbiamo provarli. Non so se ce la facciamo a fare oggi delle partite, perché abbiamo un sacco di skin da trovare e stiamo trovando una marea di doppioni, stiamo trovando una marea delle skin, quelle lì che già abbiamo, maledizione. Di nuovo, abbiamo ritrovato di nuovo i passi, ma devo trovare una marea di skin, Stumble Guys! Devo trovare una marea di skin, non mi puoi dare sempre le stesse cose, let's go! Lo squalo argentino, va bene. L'animazione, fighissima questa qui di animazione. Let's go, vediamo un pochettino, di nuovo quello italiano, di nuovo quello italiano, addirittura l'abbiamo trovata all'inizio e alla fine, va bene. Allora, innanzitutto direi di andare a selezionare la nostra nuova skin italiana, eccola qui, bellissima. Tra l'altro si chiama Italy Troll, forse perché è un troll questo, ma in realtà è un troll in generale che hanno messo l'Italia nei giri della ruota, ma va bene. Detto questo, ragazzi, non ho visto le cose che ci mancano, ma regà, ci mancano secondo me ancora un sacco di skin, eh. Cioè, guardate qua quante ce ne mancano, che poi lì potremmo anche fare i giri epici normali, eh. Però credo che ci convenga continuare a fare questi giri qui, perché abbiamo più percentuali di trovare, soprattutto quelle leggendarie che magari sono un po' più difficili da trovare. La tigre, la tigre sudcoreana, è fighissima, ragazzi, la tigre sudcoreana, bella 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 bella. E qui poi ovviamente i calciatori fake che continuiamo a trovare, peccato. L'arbitro invece andiamo a trovare il king brasiliano, il re brasiliano, va bene, molto carino, molto carino. Di nuovo i passi, vabbè, queste coppe le abbiamo trovate 28.000 volte. Se ci fosse stata l'Italia ai mondiali con tutte queste coppe che stiamo trovando, ci iniziava a credere. Il cinghiale spagnolo, il cinghiale spagnolo, fighissimo anche il cinghiale spagnolo. No, volevo il cartellino rosso, volevo il cartellino rosso, ragazzi, mi sa ci manca ancora il cartellino rosso. Attenzione, il droid giapponese, il droid giapponese, ragazzi, non siamo riusciti a trovare di poco, peccato. Ce ne mancano ancora, ce ne mancano ancora, però noi abbiamo ancora tante gemme, ragazzi, noi abbiamo ancora tante gemme. Attenzione, il leone senegalese, che poi non so se usciranno poi anche altre skin, perché comunque non è che ci sono proprio tutte le nazionali, non ci sono proprio tutte, tutte, tutte. Tra l'altro i passi non ce li dà come doppioni, non ci dà i gettoni doppioni dei passi. Va bene, andiamo. Il leone tedesco, dice Serena. Oh, mo, a parte ho trovato il T-Rex francese, ma mo Serena mi sta a dire che il leone era... amore, si vede che ci sta pure un altro leone. Perché che ho detto io prima? Ah, tanto sto video... ok, va bene, ok, guardate, niente. Mi subito viene dall'altra stanza a dirmi che ho sbagliato. Ah, ci stanno due leoni. E lei non sapeva che ci stavano due leoni. Va bene, allora, detto questo, abbiamo trovato appunto anche il T-Rex francese, ma anche il droid giapponese, ovvero il bot giapponese. Attenzione! Anche il cavaliere inglese, ragazzi, il templare inglese. Tanta roba, questi giri sono stati un po' più fortunati. Anche il cartellino rosso siamo riusciti a trovare. Let's go. Di nuovo il leone senegalese. Ma a noi adesso serve quel leone tedesco di cui parlava prima Serena, Mi sa che non l'abbiamo ancora trovato, raga. I passi col pallone. Fighi i passi col pallone, raga.
Vabbè, abbiamo trovato quello tedesco, ma purtroppo abbiamo trovato il calciatore fake. Allora, detto questo, vediamo un attimino quante skin ci mancano, perché in realtà ce ne mancano ancora un po'. Ci mancano il leone tedesco, l'arbitro maligno, va bene. Poi ci manca l'astronauta americano, l'orso messicano e vabbè, queste due skin, raga, che non troveremo mai, non comuni. Mentre per quanto riguarda le emote, credo che questa si possa trovare. Aspettate, non la vedete, questa qui, questa qui. E anche qua il pallone dovremmo trovare in questa ruota qua. Forse anche il pollice all'ingiù, non lo so, adesso vediamo. Mentre per quanto riguarda le animazioni... Ah, il selfie lo dobbiamo shoppare, raga. Il selfie lo dobbiamo shoppare. Ho visto che lo dobbiamo shoppare, c'è l'offerta. Le scene le abbiamo trovate tutte. Allora, selfie lo shoppiamo immediatamente e va bene, ci togliamo il dente. Poi, nella ruota c'è anche il pollice all'ingiù. Allora, la palla ci manca, Happy Soccer Ball. Poi, quell'altro abbiamo trovato. Questa dobbiamo trovare. No, ok, no, il pollice all'ingiù non c'è in queste ruote. Va bene, andiamo. Vediamo un po' se riusciamo a trovare queste skin e questi altri oggetti che ci mancano, ragazzi, Anche perché le gemme stanno iniziando a scarseggiare. Ma le cose che troviamo sono sempre le stesse. Niente, addirittura di nuovo il robot giapponese abbiamo trovato. Comunque è carino come abbiano, tra virgolette, dato un senso alle varie skin, no? Cioè il leone del Senegal, no, comunque leoni della savana, il robot giapponese, l'arbitro cattivo, comunque gli americani con l'astronauta e tante altre cose che comunque sono inerenti ai vari paesi. Noi col troll, ribadisco, sicuramente perché in realtà non ci siamo qualificati ai mondiali. Abbiamo trovato due volte la leggendaria e due volte il robot giapponese. E dai, no? Ma dacci le altre cose che ci mancano. Su, Stumble Guys, por favor. Dacci le altre skin che ci mancano. Oh, sì, let's go. Ok, trovata anche questa. Iniziano a essere poche le cose che ci mancano, quindi penso che continueremo a trovare un bel... Guardate, abbiamo trovato sempre le stesse. Sempre le stesse abbiamo trovato, incredibile. Però abbiamo continuato a trovare cose che ci mancano, Facciamo un po' gli ultimi giri. Dopo questi 10 giri ce ne mancano altri 11 e basta, l'orso messicano. E l'abbiamo trovato. La palla che ride. Tecnicamente ci mancava, se non sbaglio. Ragazzi, ci mancava. Di nuovo, l'Italian Troll. Let's go. Andiamo avanti. Stavo per dire il leone tedesco, ma non è il leone tedesco, ovviamente. Oh, ma il leone tedesco, ragazzi, ma non si... Cioè, io non lo sto vedendo neanche nei giri. Non lo sto vedendo proprio neanche nei giri. Ah no, eccolo, l'ho visto. Va bene. La cosa importante è che ci sta nei giri. Quella è la cosa importante. Dai, su, per favore. Niente, ragazzi. Continuiamo a non trovare queste due, tre ultime cose che ci mancano. Dai un po'. Ci manca l'astronauta. Allora, andiamo un attimino a ridare una controllatina. Ci manca solo il leone tedesco, maledetto, delle skin. Per quanto riguarda le emote, raga, mi sa che le abbiamo trovate un po' tutte a questo punto, perché queste qui non dovrebbero far parte dei giri. E raga, ci manca solo il leone... Ma per come è bloccato? Ma l'abbiamo shoppato il selfie? Oh, ragazzi, io l'ho shoppato il selfie, mi ha scammato. Cioè, fermi un attimo. Riavvio il gioco. No, raga, ma credo ci sia qualche bug, però. Perché io il fighting ce l'ho. E no, raga, credo ci sia qualche bug. Cioè, io l'ho shoppato il selfie. Non so neanche se mi ha tolto le gemme a questo punto. Dovrei rivedere la registrazione. Raga, mi tocca contattare l'assistenza di Stumble Guys. Perché credo ci sia qualche bug. Vabbè, comunque, a parte il selfie, ragazzi, ci manca il leone tedesco. E abbiamo finito perlomeno questa roba calcistica. Mi tocca contattare l'assistenza per capire un attimino col selfie che è successo. Riprenderò poi la registrazione, così almeno poi ho la prova che l'ho shoppato. E vediamo un po'. Però potrebbe esserci un bug appunto col selfie. Detto questo, non ci credo, abbiamo trovato due volte davvero il re brasiliano. Ma non ci credo. Cioè, ma veramente, ma non vuole proprio uscire il leone tedesco, raga. Non vuole proprio uscire, ma io ribadisco, lo vedo anche molto poco nella ruota, invece eccolo qui, ci siamo andati vicinissimo. Mannaggia la miseria.
Raga, abbiamo gli ultimi 5 giri. Gli ultimi 6 giri, anzi. Gli ultimi 6 giri. L'ho visto passare, ma non lo troveremo. Va bene. Dai. Per favore. So che vuoi uscire, leone tedesco. No, non questo leone. L'altro, quello tedesco. Quello con la maglia della Germania. E niente, continua ad uscire il re brasiliano. Non ci posso credere. Raga, non credo che lo andremo a trovare. Oh, dai, mannaggia la miseria. Niente, ragazzi, niente. Cioè, ci mancava proprio l'ultima. Il leone brasiliano che non abbiamo trovato. Però aspettate un attimo, perché il leone brasiliano dovrebbe essere una skin leggendaria. Tedesco, giustamente, sempre serenata di là. Questa volta mi ha corretto bene. Adesso io sono curioso di sapere, con 3 giri epici, se queste skin calcistiche si possono trovare anche nei giri normali. Però forse no, ragazzi. Sapete che forse no? No, mi sa che non si possono trovare in questi giri normali, raga. Perché non le sto proprio vedendo nella ruota. Quindi ci tocca poi shoppare altre gemme per cercare sto leone tedesco maledetto. Maledizione, raga. Pe una. E poi c'è stata scammata l'emote, che poi devo ricontrollare la registrazione, se appunto mi hanno tolto le gemme oppure no. E però appunto non ho più l'offerta. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace per supportare il video. Iscrivetevi al canale se ancora non siete fatto. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di queste skin. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzi.